ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo. Alleluia! Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Esaltazione della croce. Ma che significa esaltazione della croce? Che è stata istituita dalla Chiesa una festa liturgica per ricordare ai cristiani l'importanza e la sacralità di questo segno di morte, che per tutti i romani e gli altri pagani era un segno di condanna a morte, di umiliazione grave. Quindi chi veniva crocifisso doveva essere proprio un reo di grave delitto. Lo rintracciamo questa croce nella descrizione del passaggio e della dimora temporanea del popolo ebraico nel deserto. Protestarono, si lamentarono, poveretti, perché mangiavano a ufo. La manna scendeva e loro la mangiavano, per dire quanto l'umanità è pronta all'ingratitudine. Si lamentarono contro Mosè e contro Dio. Allora Dio disse a Mosè: io li punisco. E Mosè disse: no, Signore, tu perdonali. Perdono, non li distruggere, li hai liberati dall'Egitto, questo è il tuo popolo. Va bene, allora disse il Signore, innalza una grande croce, un pala a forma di croce, e chi sarà morso dai serpenti che io vi ho mandato, si salverà, guarirà, ma devono guardare in tempo l'albero. E Mosè riferì e molti si salvarono proprio guardando quel segno. Quel segno è il simbolo anticipato di ciò che sarà poi la croce nella storia, che è la vita di Cristo. Gesù si è incarnato per redimere l'umanità, cioè per liberarci dall'inferno, perché la conseguenza del peccato è l'inferno e noi eravamo condannati. Allora il figlio dice al padre: salviamolo, va bene, vado io e cieco, mitte me, è scritto nella Bibbia, e il padre lo manda. Il figlio, dice San Paolo, si umiliò così, in questo modo, accettando la nostra carne umana, di vivere in mezzo a noi come uno di noi, di sentire, avere sentimenti umani della gioia, del dolore, del pianto. Sulla tomba di Lazzaro pianse amaramente,
su Gerusalemme pianse. Quindi Gesù è un uomo così proprio di pienezza e perfezione della natura umana, con tutti i sentimenti dell'uomo. E questa umiliazione è non soltanto nell'incarnazione, ma nella condanna a morte e ancora di più nella morte di croce, dice San Paolo. Allora la croce diventa il segno della risurrezione. Pensate, da che era il segno della morte? Gesù muore in croce, noi risorgiamo per la vita eterna. Perciò prima della Pasqua noi celebriamo il Venerdì Santo, il venerdì della passione e morte di Cristo. Oggi i cristiani sono superficiali, pochi, pochi. Si prendono il Vangelo e rileggono tutta la passione di Cristo, specialmente nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice: l'anima mia è triste fino alla morte, suda sangue nel Getsemani, e prega i discepoli più intimi, Pietro, Giacomo e Giovanni, di stare svegli, di stargli vicini, di confortarlo. Quelli invece cadono in un sonno non ordinario, un sonno quasi mortale, tanto che Gesù dice a Pietro: poi non sei stato capace di vegliare un'ora con me. Gesù la croce le porta sulle spalle, pesante, le ferite che gli procurano la croce. E Padre Pio portava una grande piaga sulla spalla destra, segno proprio della piaga di Cristo, che gli ha procurato il peso e il portare disagiatamente quel peso della croce. La croce è per tutti noi la luce, la via della croce è la via della luce. Si risale al Padre guardando questo segno della passione di Cristo. La croce sul Calvario, la croce è anche nel cuore dei santi. I santi sono appassionati della passione di Cristo. Quanto più amano Gesù, tanto più si appassionano meditando sulla morte di Gesù. San Francesco, questa grazia ha chiesto, provare tutto il dolore che aveva provato Gesù nella croce. Padre Pio, questo diceva: io amo la croce, bramo la croce, la voglio, e l'ha portata per più di 50 anni. È il segno, dunque, della sconfitta del demonio, perché io ricordo anche nella vita del Beato Roberto, quando era andato da Salle, quando era andato nel bosco a scegliere un tronco a forma di croce, perché poi su quel tronco si lascerà pendere per ore, ogni giorno, e davanti a quel tronco farà 500 genuflessioni, ogni giorno pregherà, piangerà, otterrà grazie e miracoli. E proprio mentre era lì da solo a tagliare questo tronco per riportarlo nel monastero, il demonio gli appare come un cane nero che abbaiava e lo aggrediva, lo spaventava perché lasciasse quel tronco. E lui ha capito che non era un semplice cane, ma era il demonio. Allora ha pregato, ha fatto un segno di croce e quello è scomparso. Ecco, la croce sulle nostre strade. Il mondo è pieno di croci, in senso traslato. Ognuno porta la propria croce. Intendiamo dire, le sofferenze, le umiliazioni, i dispiaceri, le pene, le paure, gli esaurimenti dell'epoca più moderna. E anche i genitori oggi si trovano di fronte ad una croce che i figli scelgono per andare a morire con la droga, così proprio in modo insulso, in un modo
anche banale se volete, comunque è morte anche quella, tante forme di morte senza però la benedizione di Dio. Ecco, dobbiamo chiedere che Dio ci benedica e noi riusciamo ad evitare le croci del peccato e a portare con amore la croce del dolore, come ha fatto ogni santo, come ha fatto la madre addolorata. Lei non è stata inchiodata con le mani, i piedi alla croce, ma il suo cuore è stato trafitto. Lì è rappresentata con 7 spade, ma tutte le spade che trafiggono i cuori dei cristiani, dei figli di Dio, dei figli della madre, tutti i cristiani sanno di trovare in questa compassione di Maria la speranza in più per la salvezza.